Io sono stato sempre convinto che la lettera anonima con il brandello di seno della Nadine Morioux sia stata spedita al Della Monica per terrorizzarla, vale a dire per impedirle di dire qualche cosa che probabilmente la intelligentissima magistrato Silvia Della Monica, non per niente una dei pochi che abbia scoperto un grossissimo traffico di droga, probabilmente aveva quantomeno intuito. E come è avvenuto per altre persone che hanno avuto dei contatti diretti con il mostro di Firenze, uno dei quali per esempio è Allegranti, quel tale al quale il mostro telefonò in determinate, dopo il delitto di Baccaiano, così anche per lei questo personaggio ha fatto in modo da eliminare dalla scena qualcuno che poteva metterlo in difficoltà. E lo ha fatto terrorizzandola, spedendole, cioè dire questa lettera a lei in particolare, con un brandello di seno di una vittima femminile, per farle capire che se voleva poteva farle fare la stessa fine. Ora io credo si inquadra in questo il fatto che abbia spedito questa lettera da una cassetta delle poste di San Piero a Sieve, per far capire a questa donna che conosceva anche la sua residenza, diciamo così, defilata, meno controllata, meno protetta. Ecco, così l'interpreto io. Perché è un fatto importante questo. E diamine se è importante. Voglio dire, fra l'altro, le stesse minacce le hanno ricevute anche i due magistrati più titolati all'inchiesta, vale a dire Vigna e Fleury, ai quali venne spedito un brandello di giornale in cui c'era un titolo in cui si diceva un altro errore del mostro e insieme un proiettile. Ma la cosa più rilevante di questa spedizione, di questi altri anonimi che minacciano questi due magistrati, è il come sono arrivate queste missive ai magistrati. Non sono state spedite tramite posta. Ieri gli ho fatto questa domanda a Vigna, il quale mi ha risposto, dice, vabbè, ma una lettera indirizzata alla Procura della Repubblica, anche se non è affrancata, arriva lo stesso. Un corno arriva lo stesso. Tanto che comincia, arriva tassata. E poi, che vuol dire? Allora, portate a mano? Ho paura sia stata inserita nella posta del magistrato. Senta, ci stanno tantissimi elementi. Da qualcuno aveva accesso anche alle caselle in cui si inseriscono le lettere dei magistrati. Ci sono tantissimi elementi che ci fanno capire che questo omicida era comunque conoscesse, anche non alla perfezione, comunque conoscesse abbastanza i movimenti degli inquirenti, è d'accordo? Molto d'accordo. E direi esiste l'indizio più sicuro nel delitto degli scopeti. Nel delitto degli scopeti l'aspetto che si differenzia rispetto agli altri delitti è il fatto che impiegando del tempo l'omicida si preoccupa di nascondere le vittime. La ragazza Nadine Morioux, che è stata estratta dalla tenda per compiere su di lei le scissioni, cioè ne prova una macchia di sangue che si trova all'esterno della tenda,
poi nella tenda viene reinserita un'altra volta. E ne prova il fatto che invece HVD viene gettato in un cespuglio e sopra di lui sono gettati degli oggetti, della roba che si trovava nella pattumiera lì vicina, tipo bussolotti, coperchi di bussoli, eccetera. Questo per nascondere i corpi. E nascondere i corpi perché? Perché evidentemente quest'uomo vuole ritardare la scoperta di questi cadaveri. E perché lo vuol fare? Mentre altre volte addirittura ha telefonato perché venisse trovato i corpi. È avvenuto questo nel caso di Calenzano, quando telefona alla madre, è avvenuto nel caso della Rontini, quando telefona ai carabinieri, insomma, non è sicuro che sia lui, però telefonate anonime esistono per indicare il fatto. Un'ora dopo il delitto. Esattamente. Perché? Perché ha saputo evidentemente che è stato preparato un protocollo fra polizia e carabinieri per il quale al momento della scoperta dei cadaveri si forma una specie di anello intorno alla zona che comprendeva anche centinaia di agenti e carabinieri, i quali hanno il compito di setacciare tutto quello che può essere utile, dalle tracce alle automobili che sono transitate e così via. Facendo un passo indietro e questo fra l'altro il protocollo, volevo aggiungere questo, era segretissimo, nessuno lo sapeva. Senta, allora, spostandoci un attimo, nell'intervista di Vigna ieri lui dice che non esistevano mandanti, come poi i processi hanno dimostrato. Lei su questa affermazione cosa pensa? Cosa c'è? Beh, è la cosa più ovvia si possa dire al mondo, vero? Perché chi è che può e per quale ragione? Voglio dire, qualcuno si rivolge a qualcun altro perché uccida per conto suo della gente mai vista né conosciuta, senza nessun tipo di rapporto e di legame con queste persone, senza nessun interesse. E compiendo dei delitti che hanno una connotazione sessuale chiarissima. Questo è il punto centrale. Se non si capisce l'aspetto sessuale dei delitti, vale a dire la pulsione patologico-sessuale che sta dietro a questi delitti, si elimina dalla scena una di quelle, Bertrand Russell definì la premessa certa di qualsiasi ricerca che si fa al mondo. Per cui esclude completamente gli omicidi plurimi, diciamo di pluriomicidi, insomma. Era una persona sola, non aveva il supporto di nessuno? Certamente. Nessuna complicità? Certamente. Unico depositario di questa... di questa pulsione. Intendiamoci bene, è avvenuto. Non è una cosa che criminologicamente si può dire assurda. È avvenuto che due persone in America abbiano condiviso lo stesso tipo di pulsione sado-sessuale e patologica. Lucas e Tori. Sì, ce l'ha detto l'altra volta, ci ha fatto tutto. Però sono casi molto rari. E non è tanto questo fatto che mi porta ad escludere la presenza di altre persone, e sono oggettivamente i dati che emergono da ciascuno di questi delitti. Non si nota mai la presenza di un'altra persona. Quando per esempio Krakevelin riesce a fuggire, insomma,
chi è che gli va dietro? Chi è che lo segue? Chi è che taglia? Chi è che lo uccide? Se fosse stata un'altra persona, lì in quel caso si poteva evidentemente rilevare la presenza di un complice. Non si rileva. Senta, mai. Le scissioni sui cadaveri delle vittime sono fatte con questo coltello, partendo sempre dallo stesso punto. E così via. L'arma è sempre la stessa, vecchia, usurata, le pallottole sono sempre le stesse. Attenzione, qui c'è un dato che non è mai emerso, ed è importante. Le pallottole di Winchester, calibro 22, serie H, sono note per essere particolarmente offensive. Dice il generale Zuntini in quell'intervista che fece a me che hanno una forza di colpo piuttosto notevole. Allora ecco, voglio dire, questo è un altro dato che dà l'idea di una persona che sa anche scegliere certe cose. Non solo l'ora, non solo le condizioni di luce, non solo il modo attraverso il quale si avvicina a questi giovani, ma anche la capacità offensiva. Uno degli aspetti che non è mai stato a sufficienza né considerato né sottolineato è che su 18 vittime, perché anche i lucchesi sono stati uccisi da lui, su questo nessuno mi potrà mai convincere del contrario. Perché le pallottole erano diverse? Per forza. La pistola era diversa. E perché? Perché i giornali avevano scritto che erano stati ancora i sardi nel delitto successivo, quello dei tedeschi, che avevano fatto, che avevano tirato fuori da sottoterra la famosa pistola, l'avevano data a qualcun altro per scagionare Francesco Vinci. Allora il mostro cosa fa? Ammazza nella stessa maniera identica altre due persone, compiendo gli stessi identici atti, però usando una pistola diversa per dire attenzione, sono io, e tutto questo lo fa due giorni prima che scattino i mandati di cattura contro Mele e Mucciarini. Un modo per avvertire preventivamente, ma insomma, allora, questo non è uno qualsiasi, anche questa, voglio dire, riprendo il discorso di prima, il dato importantissimo è che non lascia mai dietro di sé un ferito, salvo in un'occasione quella di Baccaiano, e sappiamo perché. Il resto sono tutti cadaveri e lascia dietro di sé, compresi quelli non di coppie. Una determinazione a uccidere, una freddezza, una capacità offensiva degna della belva più cattiva e più determinata. Allora, come dicevo prima, molti ritengono il 68 il delitto dei sardi, passionale, insomma quello che è. E lei invece lo attribuisce al mostro, per quali motivi fondamentalmente? Fondamentalmente per via della pistola, che è la stessa, e pensare alla pistola che cambia di mano è un'assurdità logica. Bisognerebbe pensare alla pistola cambiando di mano si porta dietro di sé una specie di destino. Fra l'altro, si è cercato di dare una spiegazione anche a questo fenomeno. Ci ha provato quella famosa signora, dicendo che per compiere certi diritti ci vuole un'arma che abbia. Ma, tutte storie d'una, che esprimono soltanto una cultura piuttosto mediocre, diciamo mediocre per non dire peggio.
Ecco. Quindi voglio dire, c'è questo aspetto prima di tutto. Poi perché il delitto del 68 non è sovrapponibile con gli altri, soltanto per la pistola, anche la determinazione a uccidere. E il momento in cui si è ucciso. Si è ucciso nel momento in cui le due vittime stavano per compiere l'atto coniugale. In un momento precedente al vero e proprio atto, erano lì uno sopra l'altro, ma ancora non avevano iniziato, diciamo così. E questo riporta al tipo di sindrome potenziale o presunta che riguarda la patologia sessuale della persona. Poi non è vero che questo omicida, rispetto agli altri casi, non agisce sul corpo della donna. La riveste. Cioè, via via che compie degli atti, via via che nessuno lo sospetta neppure, che nessuno lo ferma, s'accresce l'aspetto paritetico del tipo di patologia psicotica di cui soffre, che è il sentimento di onnipotenza, e quindi s'accresce anche, chiamiamolo in termini evidentemente sbagliati, il gioco, il rito.